8, sono le 8.35 e dalle 8 meno un quarto che siamo in coda. La strada è sempre la solita strada che porta da Gazzata a Lozza, è la strada che affianca la famosa Pedemontana ed è un vero schifo, perché ci sono sempre le code. Adesso probabilmente sarà successo un incidente, vediamo che il traffico passa alternato, di fatto tre quarti d'ora di coda. Io dovevo essere al posto di lavoro alle 8.10 e stiamo aspettando, non lo so a che ora ce la caveremo. Abbiamo cambiato strada, abbiamo preso la strada, quella che porta da Schianno a Viale Borri praticamente, stessa situazione, è proprio un paese ormai allo sfascio questo. Non c'è niente da fare, sarà successo un incidente, sarà successo quello che volete, ma è sempre la solita storia, code su code, una viabilità lasciata a se stessa, disagi per i cittadini, e si va avanti così, come se niente fosse. La gente gira indietro, praticamente siamo intrappolati nel traffico, siamo intrappolati in questo assurdo paese che è la periferia di Varese. Qua c'è gente che gira la macchina, se ne torna indietro, siamo messi in questa maniera e non c'è niente da fare, perché qua oggi sarà successo un incidente, ma qui le code sono sempre così, si butta via sempre ore e ore di code, per che cosa poi? Per che cosa? È tutto perché la Pedemontana non funziona. Anche la Pedemontana, cosa l'hanno fatta fare? Carissima, nessuno la fa. Non fanno niente, tengono i pedaggi. Oltretutto sono una cosa indecente la rilevazione di questi pedaggi, perché o la fai sempre, o se no fare una volta più i rischi di prendere una multa che il resto. E la gente ormai ha capito. La gente non è stupida come uno pensa. La gente capisce che c'è qualcosa di fondo che non funziona, ma questi nostri governanti vanno avanti perché tanto sono eredi di una situazione che non funziona e loro vanno avanti, no? Come gli eredi di patrimoni ormai obsoleti che si stanno lentamente consumando, che vanno a finire in niente, così sono i nostri governanti. Tanto il cittadino chi se ne frega, il cittadino paga. No? Il problema cos'è? Il problema è le macchine inquinanti, il problema sono tutti questi investimenti. Vogliamo tornare a parlare ancora del ponte Morandi? Ma andiamo a parlare ancora del ponte, no? E tutto il resto oltre il ponte che non va? E adesso cosa si pretende? Che nel giro di pochi anni si metta a posto tutta questa situazione? Ma la vedo veramente dura, la vedo veramente dura. Ecco, ci siamo, cartello di Varese, sì, ma siamo Varese e questa strada porta all'ingresso di Viale Borri, quindi figuratevi a che ora uno arriva in centro. Bel inizio di vacanze natalizie questo, ultimo giorno di scuola e voglio vedere quanti ragazzi sono arrivati a scuola, non parliamo poi dei posti di lavoro. E va bene, ci risentiamo. Allora, sono esattamente le 8.51, tra poco è un'ora esatta che siamo in coda. Naturalmente va detto che è un'ora che siamo in coda, ma per fare quanti chilometri? Quanti? 4-5 chilometri? 4-5 chilometri e si fanno code. Ma questo succede anche durante la normalità, È difficile che si riesca a non trovare code. Guardate lo scandalo dell'ingresso della Pedemontana di Varese nell'autostrada. Praticamente c'è sempre la coda all'ingresso. Ah, poi belli questi cartelli, no? Attenzione coda A, attenzione cosa, pericolo colonne, eccetera, eccetera. Come se non lo sapessero, no? Guardate l'ingresso di Busto Arsizio. L'ingresso di Busto Arsizio, cosa c'è scritto sempre?
code in ingresso tutte le mattine, esattamente tutte le mattine. Hanno fatto la pedemontana, cosa è servita la pedemontana? A nulla, assolutamente a nulla. È carissima e non sta portando a niente. Ma io dico anche una cosa, no? È successo un incidente, senz'altro, va bene, ok. Ecco, adesso arriva anche il super camion. Guardate in queste strade cosa passa. Guardate in queste strade cosa passa. Ma sarà un paese normale questo? Questo è un paese normale. Ma questo non è un paese normale, questo è un paese di pazzi scatenati, Guardate, guardate cosa sta passando adesso. Trasporto eccezionale, una stradina dove fanno fatica a passare le macchine, però va bene così,